Lavoro, sviluppo sostenibile, cooperazione. Sono questi i tre temi su cui si è basata la prima assemblea congressuale di Legacoop Estense, nata 3 anni fa dalla fusione delle strutture di Modena e Ferrara. L'appuntamento, tenutosi al Forum Monzani di Modena, ha visto la riconferma degli organi direttivi, Andrea Benini, presidente direttore, Francesca Federzoni, vicepresidente, con una novità. Sì, siamo stati riconfermati dall'Assemblea, c'è in effetti una piccola novità, nel senso che oltre a me, alla vicepresidente Federzoni, c'è anche un nuovo vicepresidente che è un giovane proveniente dal settore agricolo che si chiama Enrico Manni e che quindi ci affiancherà nel prossimo mandato. Il presidente ha fatto un bilancio del lavoro degli ultimi 3 anni, anticipando le prospettive che caratterizzeranno il settore della cooperazione. Devo dire che in questi 3 anni c'è stato un grande lavoro, il numero complessivo delle aderenti è lievemente incrementato, il numero dei soci è aumentato, così come leggermente i volumi di fatturato e l'occupazione. Uno dei temi è riguardante proprio l'occupazione e però anche l'aumento di soci e di lavoratori che si considerano lavoratori poveri, lavoratori con un reddito non sufficiente. Agrotecnico, consigliere delegato Bonlatte, consigliere Progeo, vicepresidente Granterre e consigliere gruppo Bonterre, Enrico Manni spiega il significato della sua nuova vicepresidenza di Legacoop Estense. Questa vicepresidenza va nell'ordine di portare all'interno dell'associazione produttori agricoli, perché io rappresento il mondo agricolo, sono un allevatore, quindi cooperatore di base, che cerca di portare i propri principi all'interno di tutta la filiera cooperativa. Presente all'assemblea congressuale anche il presidente nazionale di Legacoop, Marco Lusetti, che ha promosso l'esempio di Modena e Ferrara. È un movimento cooperativo che si trova all'avanguardia, quello presente in questo territorio, perché sta sperimentando anche modelli e forme di sostenibilità imprenditoriale che in altri territori non ancora si sono sperimentate. Quindi qui noi abbiamo una testimonianza concreta di un elemento importante, che è quello che la cooperazione è una risorsa assolutamente determinante per lo sviluppo di questo paese. Il dibattito si è sviluppato con un confronto tra il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ed i sindaci delle due città capoluogo, Giancarlo Muzzarelli per Modena e Tiziano Tagliani per Ferrara. Il territorio ferrarese ha bisogno più di altri probabilmente di avere dei legami solidi con i territori circostanti. Siamo un'economia che è fuori da alcune delle grandi linee di comunicazione, da alcuni grandi asset infrastrutturali, abbiamo bisogno di legami per compensare questa distanza, e abbiamo anche un tessuto produttivo e anche commerciale che ha bisogno di sinergie molto forti. Quella con Modena è stata poi seguita anche da un'industria, una delle sinergie più importanti. In questo momento il nostro territorio, che è purtroppo stato accomunato anche dai temi del terremoto, ha sviluppato in questa direzione con questi territori una capacità di dialogo e anche di progettazione che hanno significato molto per Ferrara in termini di collaborazione e di alleanza. Proprio in ambito di singoli territori, un tema importante è stato quello delle aree vaste. Che significato ha operare in questo ambito e quali vantaggi può comportare? Sicuramente operare in area vasta consente di sviluppare delle sinergie sui due territori e di far sì che il territorio magari con più difficoltà di sviluppo venga trainato dal territorio più forte. Tra Ferrara e Modena abbiamo visto che ci sono diverse possibilità di creare progetti di filiera, soprattutto sul settore agroalimentare. A Ferrara abbiamo il più importante comparto di molluschicoltura e quindi di vongole. Sull'area modenese invece è molto forte appunto il settore caseario e la produzione di salumi. Tra questi due comparti si possono creare tranquillamente delle sinergie. Per quanto riguarda noi, stiamo cercando di sviluppare progetti che portino in area vasta le cose belle che facevamo a Ferrara e le cose belle che si facevano a Modena, per provare a portare in area più ampia progetti come la collaborazione con le università, i progetti con le scuole superiori, la promozione cooperativa e l'innovazione e lo sviluppo insieme alle strutture anche del territorio come Demo Center, InnovaCoop, eccetera.
Dal rispetto per l'ambiente alla giustizia sociale e alla crescita economica, l'assemblea congressuale di Lega Coop Estense si è sviluppata parlando di tematiche diverse, quali le filiere agroalimentari sostenibili, il presidio della legalità, l'introduzione all'innovazione, la rigenerazione urbana e umana, il welfare del futuro, il settore culturale, creativo e turistico. Tanti argomenti che hanno confermato la bontà della cooperazione anche per la vicepresidente Francesca Federzoni. Sì, come altre associazioni di categoria abbiamo fatto dell'aggregazione il nostro modus operandi. Chissà, magari in futuro che questa aggregazione non si ampli ancora, quindi è un modo di lavorare che ci vede molto attenti al cooperare con i territori, perché il territorio è ancora più forte se è vasto. Soddisfazione anche da parte del presidente Andrea Benini, espresso al termine dell'assemblea. Ma io credo che oggi sia stata una bella giornata cooperativa in cui abbiamo messo al centro le persone, i cooperatori che hanno potuto interloquire spiegando il loro punto di vista, i loro progetti e anche effettivamente i loro problemi. Quindi credo che in questo senso quello che serve un congresso è proprio questo e ci è stato utile farlo.